città. Si intitola Lasciarsi andare ed è il singolo e primo inedito di Asia Antonietti, 14enne fanese che ha scritto e cantato il brano. Appassionata di musica, dall'età di 8 anni ha trasformato un sogno in realtà. Dopo mesi di lavoro, oggi è uscito il videoclip su diverse piattaforme, tra le quali YouTube, Spotify, Apple Music e iTunes. Tu mi parli di uno santo. Sì, è nata l'idea di realizzare il brano con mia mamma. E ne parlavamo un po' da tempo e poi abbiamo deciso di mettere in atto questo desiderio e abbiamo registrato questo brano a Napoli con il maestro Luigi Pignalosa, autore di tantissimi cantanti famosi, e è nato un pezzo molto fresco, estivo, giovanile. E poi abbiamo girato il videoclip con la regista Clelia Parisi, anche lei è regista nota nel settore, e ora siamo pronti per presentare il video e la canzone. Ma questa è soltanto la prima tappa di un lungo percorso. Asia infatti ha già in serbo altri progetti, nuovi singoli e perché no, la partecipazione a un talent canoro. Chi sono i protagonisti e qual è il significato del brano? Allora, si parla di due ragazzi che hanno finito la loro storia d'amore. Qua praticamente lei e lui sono troppo diversi. Lei è una ragazza solare, e gioiosa, voglia di fare. Lui invece è un ragazzo molto più pacato, calmo, riflessivo. E quindi la storia tra i due non va bene. Lei inizialmente ci pensa, dice che lui è quello che vuole. Però poi a un certo punto capisce che non è così e ritrova... E in questo amore è perduto la musica, la sua passione. Tra le scene di vita in cui si alternano momenti di gioia e difficoltà c'è un elemento chiave, la fontana di Piazza 20 Settembre. Grazie ad un'autorizzazione speciale del comune di Fano si è riusciti a girare delle immagini senza precedenti nella storia della città. È bellissima! E è un omaggio al centenario di Fellini che si è svolto ad ottobre. E abbiamo voluto modernizzare questa cosa grazie alle idee di Clelia ed è nato un vero successo, veramente emozionante. Sicuramente la fontana è quella che mi ha ispirato di più, un po' perché quest'anno ricorre il centenario di Fellini, come ha detto Asia, e questa fontana, che è simbolo della Dea Fortuna, è un po' un canto alla Dea Fortuna, un po' un invito a stare vicino ad Asia in questo cammino d'artista. La città.